Un leggero recupero nei sondaggi non sarà probabilmente sufficiente all'erede di Lula, Fernando Haddad, a conservare il potere al suo partito che lo ha gestito per 14 anni. Domani il Brasile potrebbe aprire le porte del Palazzo del Planalto all'outsider Jair Bolsonaro. Ma come ha fatto un oscuro deputato ad arrivare ad un passo dalla presidenza? E lui ha saputo parlare la lingua del popolo, quindi ha toccato degli argomenti che sono particolarmente cari in questo momento, quindi parliamo della sicurezza al primo posto e soprattutto del rilancio dell'economia. Da Bolsonaro il Brasile si aspetta un cambio radicale. Ci si aspetta da Bolsonaro una grande riforma della previdenza, una grande riforma fiscale. Tutti stanno chiedendo, soprattutto nel mondo economico, una semplificazione per poter lavorare in Brasile e soprattutto poter porre realmente il Brasile nel posto che gli spetta a livello dei grandi paesi mondiali. Personaggio controverso, è stato accusato di voler tornare alla dittatura. Non vediamo rischi di dittatura, ovviamente il vicepresidente è un militare, il generale Mourão, ma non avvertiamo nel 2018 oggi il rischio di tornare indietro di 30 anni. L'Italia ha un lungo contenzioso col Brasile sul caso Battisti. E tra le prime dichiarazioni del candidato Bolsonaro consta che finalmente risolverà il problema dell'estradizione di Battisti e quindi finalmente Battisti tornerà in Italia a scontare la sua pena.